Ciao raga, credo possiate immaginare la mia tristezza e l'amarezza di questi giorni. Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e io l'accetto. Quello che non posso accettare è che io venga associata a delle supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo dire e non dire ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori cose. Dal mio canto avrei preferito che i video fossero stati mostrati e l'ho sperato. Capisco anche la scelta di non farlo per tutela dei minori, ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare quello che è successo perché non spetta a me, nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze. Ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e di incoraggiamento, perché vi leggo. E spero che un giorno la verità venga fuori. Ciao.